Ciao ragazzi, finalmente facciamo il pagellone del Brescia. Scusate se vi ho fatto aspettare tanto, raga, ma volevo organizzarlo proprio bene, guardandomi tutti gli acquisti e niente. Cominciamo subito, ok. Per il mercato del Brescia abbiamo fatto 10 acquisti, tra cui 2 portieri, 3 attaccanti e 5 centrocampisti. Allora, il primo acquisto, tra i primi acquisti fatti in questa sessione di mercato, ancora all'inizio, è Filip Jagiello, centrocampista proveniente dal Genoa, che ha già giocato l'anno scorso con noi in prestito dal Genoa, richiedendo il prestito alla società del Genoa, visto che si è trovato molto bene. Io sono contento di questo nuovo arrivo di Jagiello ancora dal Genoa, perché l'anno scorso ha fatto veramente bene e va benissimo. Io l'ho accolto a braccia aperte e penso che possa fare tanto, possa essere tanta roba qua a Brescia. Comunque, ok, Filip Jagiello, tanta roba. Poi dopo, quando finito di tutti gli acquisti, farò il mio voto finale per questo pagellone. Poi abbiamo preso, ragazzi, Simone Pirilli dal Pisa. Secondo me ottimo acquisto per fare il secondo portiere, perché Pirilli era titolare al Pisa e ottimo portiere, che ha fatto tanta gavetta cominciando dal Pordenone e giocando anche in altre squadre di Serie C, poi arrivando 2-3 anni fa in Serie B, quindi penso che possa essere un secondo buon portiere, visto che abbiamo 2 portieri che si possono giocare al primo posto. Infatti l'altro portiere preso si chiama Oscar Liner, che era il portiere titolare dell'Arminia Bielefeld, che era, è arrivata la scorsa stagione 18esima in Bundesliga. Infatti Cellino l'ha voluto acquistare perché ha preso veramente poco, così 400.000 euro tipo, perché era anche in scadenza, non ho capito, una roba del genere. Comunque l'ha preso e si giocherà al posto con Iorone. Intanto le prime due gare con Ternana e Cosenza ha giocato Iorone, quindi adesso vediamo se si strapperà il posto da titolare, vedremo. Comunque anche abbiamo 3 ottimi portieri per la categoria, che sono Iorone, Linner e Simone Perilli, che tutti e 3 potrebbero essere benissimo titolari. Comunque sono contento del reparto della porta, quindi perfetto. Poi uno degli acquisti più buoni che abbiamo fatto, dando via Tonali e prendendoci sui 10-11 milioni, ma prendendoci un giovane importante come Giacomo Holzer, raga. Holzer è un grande giovane che l'ha dimostrato anche nell'Under 20 di essere tanta roba, raga. È uno che ti entra, magari adesso nelle prime giornate farà fatica a trovare spazio, ma ti può entrare anche a un 60esimo, 70esimo e cambiare la partita con le sue accelerazioni, quel pizzico di accelerazione che serve nel momento morto della partita, quando siamo al 70esimo e i giocatori sono stanchi. Comunque io sono contento di Holzer, perché è un buon giovane, secondo me ha fatto malissimo il Milan a darcelo, anzi sono contento che ce l'ha dato, visto che ha voluto puntare più su Tonali che Holzer. Sono contentissimo, ho visto anche con la Cosenza gli ultimi 8 minuti e l'amichevole con il Venezia, che mi è stato riferito che ha giocato molto bene da titolare, vinta 4-0 l'amichevole con il Venezia, quindi contentissimo. Speriamo davvero esploda qui al Brescia. Poi un altro attaccante, un altro centrocampista che abbiamo preso è Massimo Bertagnoli. Ormai qua a Brescia lo chiamo Bertagol. Comunque preso svincolato dal Chievo, buonissimo centrocampista, che ha fatto anche lui un po' di gavetta prima di arrivare nel Chievo. Sì, tanta gavetta dalla Serie C, poi il Chievo, c'è stata la chiamata del Chievo, ha fatto 2 anni col Chievo se non mi sbaglio, portando 2 volte ai playoff, sì. Comunque tanta roba per Tagnoli, e svincolato va benissimo, quindi è un centrocampista in più che ci va bene e va benissimo così. Poi un altro centrocampista che non c'è molto da dire purtroppo è Michele Cavion, arriva in prestito secco dalla Salernitana. Purtroppo ha fatto 6 mesi di inattività per litigi con la società dove gioca nell'Ascoli, quindi non so. Comunque quando giocava in Serie B ancora con l'Ascoli, ottimo centrocampista, voluto anche da alcune squadre di Serie A ancora 2 anni fa, quindi per il centrocampo abbiamo fatto un bel reparto anche lì. Poi passiamo a uno degli attaccanti che non mi dispiace, che è Stefano Moreo, voluto fortemente dal presidente, preso dall'Empoli in prestito, con, mi sembra, con obbligo di, non mi ricordo, comunque in prestito, non mi ricordo se obbligo o diritto di riscatto.
No, vabbè, buon attaccante, l'ho visto anche all'Empoli, è un attaccante che ti può entrare anche al 60esimo sulle palle alte quando le difese sono un po' stanche, ti mette in difficoltà magari anche sui calci piazzati che noi non siamo molto alti, uno alto ci vuole, quindi ci sta sto colpo. Comunque poi abbiamo preso Medilevski, che è uno dei colpi che mi ha stupito di più, nelle prime due partite ha fatto due partitoni facendo subito due assist. Comunque a me piace perché può farti il terzino, può farti l'esterno, può farti anche il CC in caso se serve proprio. Quindi è un po' che ti fa tutti i ruoli, diciamo, un tuttofare. Quindi sono contento anche per questi giocatori un po' che ti fanno un po' tutto. Poi avevamo preso Matteo Tramoni, altro giocatore in prospettiva molto importante, perché ha fatto un anno alla Jaccio che è Ligue 1 2 francese, che secondo me è tanta roba. No, beh, prima partita con la Ternana, subito assist a Bajic per il 2-0, ha inciso molto con i suoi dribbling e con le sue giocate. Poi anche seconda partita con il Cosenza, ha preso una traversa, un palo e ha fatto poi trovato il gol con Cosenza, quindi buon giovane, speriamo che esploda veramente al Brescia come Holzer e speriamo davvero in bene. Poi uno dei colpi più importanti che abbiamo fatto dopo il colpo migliore che abbiamo fatto è Bajic, preso dall'Udinese in prestito con obbligo a 2 milioni se andiamo in Serie A. Se andiamo in Serie A viene riscattato a 2 milioni che vengono dati all'Udinese. A me piace come attaccante perché è uno che ti protegge palle, uno che ti porta su e uno che ha anche tecnica e mentalità soprattutto. Quindi sono contento che abbiamo preso questo attaccante, che ci serviva perché ha fatto un po' di esperienza nell'Ascoli facendo 2 stagioni, facendo 27 gol in 2 stagioni.